genio e sregolatezza. Il cantante Morgan minaccia la D'Urso nel suo show. Il motivo? In realtà è che lui, parlando delle sue ex compagne, è andato su tutte le furie e ha detto di voler essere pagato per la sua presenza onde evitare di lasciare lo studio. Insomma, sembra chiaro che comunque per scaldarsi così tanto il noto Marco Castoldi ha ancora dei conti in sospeso, soprattutto con Jessica. Il cantante infatti, prima dell'ingresso dei Cinque Sferati, ha fatto presente che in realtà la madre della loro figlia Lara ha rifiutato di vivere con lui e chiede soldi per il mantenimento. Questo suo parere va a scontrarsi con le parole della Mazzoli pronunciate qualche tempo fa negli studi di Barbara D'Urso. Sicuramente il vero grande amore di Morgan è stato Asia Argento. Infatti ha palesato di aver sofferto tanto quando Asia lo lasciò anni fa. I Cinque Sferati. Prime time Morgan minaccia la D'Urso di andare via se non riceve il salario per la partecipazione allo show. In realtà, dietro tale atteggiamento, si nasconde un chiaro esempio di difensiva. Il noto cantante ha dovuto affrontare anche i Cinque Sferati. Erano presenti in studio Veronica Sacchi, Eleonore Casalegno, Ivan Cattaneo e tanti altri. Oltre agli ospiti nelle sfere, ha voluto dire la sua anche Vittorio Sgarbi. Attraverso un'intervista al quotidiano radiofonico La Zanzara, il noto critico d'arte ha parlato anche della questione legata ad Asia Argento. Parole inappropriate. Morgan minaccia la D'Urso se non riceve i soldi pattuiti per l'intervista. In questo modo goliardico parte il suo uno contro tutti. Veronica Sacchi gli dice se ha paura di essere padre. Lui, di pronta risposta, gli fa subito notare come sia stato abbandonato da suo padre da piccolo, e quindi accusa le madri ad essere resti a lasciargli fare il vero ruolo paterno.